In questa puntata di Lavorare in Svizzera avremo il piacere di parlare con Carlo Caronti, fiduciario commerciale in Ticino, ora si è spostato nel Canton Grigioni dove sta continuando la sua formazione. Quali sono le differenze tra Ticino e Grigioni? Quali sono le figure professionali più richieste in Svizzera in questo momento? Lo vedremo in questo video. Carlo Caronti, benvenuto nel nostro format dove andiamo a intervistare gli italiani che lavorano in Svizzera. Benvenuto, è un piacere averti ospite. Grazie di avermi invitato. Allora, prima di tutto, chiaramente domanda di rito, cosa fai in Svizzera? Qual è la tua occupazione? Io lavoro in fiduciaria commerciale, ormai dal 2013 sono in questo settore. Ho cambiato non molti mesi fa studio, adesso sono nei Grigioni, prima ho lavorato nel Ticino, quindi diciamo tutto ciò che sono le pratiche di natura contabile, amministrativa, fiscale, per persone fisiche, persone giuridiche, quello che farebbe un commercialista in Svizzera, ma qua c'è quello che farebbe un commercialista in Italia, ma qua in Svizzera. Hai detto che adesso sei nei Grigioni, come mai ti sei spostato? Intanto, prima di tutto, tu eri frontaliere in Ticino e poi hai deciso di spostarti nei Grigioni, immagino che quindi ci vivi nei Grigioni al momento. Sono trasferito in Svizzera, sono permesso di dimora dal 1° di maggio e mi sono spostato sì perché ho cambiato fiduciario, ho cambiato studio, ho avuto la possibilità di fare uno step aggiuntivo per la mia carriera e quindi ho accettato e mi sono spostato qui. Ok, ma come mai nei Grigioni? Perché lo studio che ti ha proposto è lì oppure eri anche tu che volevi magari andare un po' più nella Svizzera, più svizzera diciamo? Diciamo, lo studio che aveva aperto questa posizione era qui, diciamo, la sede nel Grigioni. E la distanza rispetto a dove abitavo prima iniziava a essere abbastanza importante per, diciamo, mantenere il classico rapporto da frontaliere che fa avanti e indietro tutti i giorni e quindi sono venuto qui perché era logico spostarsi qui, insomma, ecco, sì. Certo, diventava troppo difficile tutti i giorni fare qualche ora di macchina avanti e indietro per raggiungere i Grigioni. Qual è la differenza tra il lavoro in Ticino e il lavoro nei Grigioni? C'è una differenza oppure diciamo che anche a livello culturale sono due luoghi abbastanza simili? Ma sicuramente già in Ticino si manifestano delle differenze importanti se si rimane, diciamo, nei comuni direttamente di frontiera, quindi diciamo tutta la zona del Basso Mendrisiotto. Diciamo, secondo me è strutturato in una certa maniera, la piazza di Lugano è ancora differente, una volta che si sorpassa il Ceneri, che diciamo da Bellinzona in su è ancora differente, e poi se si sale ancora più su verso il Gottardo, quella zona non l'ho mai fatta, però mi immagino che sia, diciamo, differente. Sicuramente la zona del Grigione italiano è molto simile a quella del Bellinzonese. Questo si assomigliano sicuramente di più, nonostante le differenze, diciamo, cantonali, che sono parecchie, nel senso dal punto di vista legislativo, ovviamente essendo due cantoni diversi, con le loro autonomie, ci sono tutte le varie differenze del caso. Ecco, ma dal punto di vista culturale, quindi, cioè, cos'è che cambia? Cioè, qual è la differenza, una o due differenze salienti che hai trovato tra il Ticino e i Grigioni? Io il Ticino non l'ho mai abitato, però se puoi immaginarti una città, diciamo, come può essere Lugano, che diciamo sicuramente un certo tipo di vita, di movida, di offerte magari culturali, di cinema, mostre, so, magari il lago, un'attrazione turistica di un certo tipo, se tu pensi che io sono in un paesino minuscolo del Grigioni, dove sì, passano dei turisti proprio per andare a sciare su, insomma, nelle zone che possono essere Splugen o St. Moritz, insomma, è un contesto sicuramente molto differente, ottimale per, diciamo, se uno si deve, diciamo, un po' concentrare per studiare, lavorare, poi dopo la vita sociale, quella però è un'altra cosa, insomma, sicuramente ci sono altri
altri centri che sono più forti da questo punto di vista. Però, ecco, dal punto di vista sociale come ti stai trovando? C'è, ecco, evidentemente non offre quella zona le stesse possibilità del Ticino. Come ti stai trovando tu? Io devo dire che per adesso sono sicuramente molto più concentrato sulla sfera professionale, okay. Anche perché siccome io sto ancora comunque completando la mia formazione continua, perché frequento anche la SUPSI, quando avevo del tempo libero qui uscivo in bici, su strada, mountain bike, andavo a correre, magari veniva qualcuno a trovarmi, però sicuramente arriviamo anche da un periodo, quando sono arrivato qua, che era un po'... con delle restrizioni, se pensi, sai, ai ristoranti che hanno delle restrizioni, la vita sociale che ha delle restrizioni, diciamo, insomma, non sono arrivato nel momento storico migliore per così per sfruttare a pieno quello che potrebbe essere comunque l'offerta del posto, che ha comunque tutte le sue particolarità, insomma. Certo, beh, sicuramente per qualcuno che fa sport, se tu vai in bici e vai a correre, è il panorama ideale, perché ti trovi davvero in posti magnifici dal punto di vista naturale, diciamo. E invece come ci sei arrivato tu in Svizzera? Cioè è stato il tuo primo lavoro in Svizzera, oppure hai avuto prima delle esperienze in Italia e poi hai avuto l'opportunità di venire in Svizzera? In Italia ho fatto solo uno stage e basta, poi ho avuto la fortuna, mentre studiavo sempre, stavo iniziando proprio la mia formazione primis in ambito contabile, e ho avuto la fortuna di poter fare, diciamo, tramite la notifica dei 90 giorni, quella classica che ogni persona può fare in un anno, mi appoggiavo a una fiduciaria alla quale avevo chiesto di poter, diciamo, vedere, poter confrontare, diciamo, quello che stavo studiando all'inizio, si parla di un tot di anni fa ormai, perché era sì, 2013, per vedere, insomma, diciamo, nella realtà cosa, come veniva svolto il lavoro, insomma, ecco, perché mi interessava sicuramente approfondire la parte contabile. In Italia facevo uno stage nel reparto amministrativo di un'azienda tessile. Mi mancava però la formazione contabile pure perché io non avevo fatto economia e commercio, non avevo fatto la ragioneria, quindi quella parte mi mancava. Qui in Svizzera organizzavano dei corsi per ottenere il diploma, corsi che io ho fatto. Questa fiduciaria nel giro di poco aveva bisogno di una figura da mandare presso cliente per fare dei lavori. Io nel frattempo avevo ottenuto il diploma, quindi mi sono trovato al posto giusto nel momento giusto. Esattamente, al posto giusto nel momento giusto, e da lì in poi dopo sono stato lì. Hai sempre avuto l'obiettivo di andare a lavorare in Svizzera, oppure è un qualcosa che è arrivato in un secondo momento? Mi sono trovato in un secondo momento quando, diciamo, come ho detto, ho iniziato questa formazione per ottenere il diploma contabile, quello base. Avevo fatto altri corsi in Italia di finanza aziendale, non avevo pensato a questa mia carriera in Svizzera, mi ci sono trovato. E poi dopo, successivamente, ho capito che la cosa mi interessava, prendeva piede, poi mi sono trovato bene nella fiduciaria, ho avuto un capo molto, molto disponibile, diciamo, che supportava la mia formazione, che era interessato al fatto che io andasse avanti con la formazione, come tutti i capi un po', diciamo, un po' smart. Quindi poi sai dopo, che c'è il detto che dice: formare i dipendenti costa molto, ma ti costa molto di più avere dipendenti non formati. Vero. Questo è verissimo. Infatti io da quando lavoro qua io non ho mai smesso di studiare, sono sempre, cioè, sto ancora andando avanti adesso e non penso che mi fermerò. certo. Senti, se dovessi dare un consiglio a qualcuno, magari anche un ragazzo giovane che volesse provare ad entrare nel mondo del lavoro in Svizzera, quale sarebbe il consiglio che gli daresti oggi? E magari anche, visto che tu ti occupi di aziende, di contabilità, qual è magari il settore che sta più spingendo in Svizzera? Come è messa l'economia in Svizzera? Credo che ci siano dei settori, soprattutto in questa zona, che funzionino molto, per cui c'è molta richiesta. Sicuramente nel settore medico c'è moltissima richiesta, sicuramente nel settore dell'ingegneria c'è moltissima richiesta. Ticino, nonostante sia lingua ufficiale italiana, è sempre alla ricerca di persone che sappiano parlare bene le lingue, è una cosa che secondo me viene abbastanza riconosciuta. Quindi magari una persona che non ha una particolare formazione ma è giovane, che sa che magari vuole andare avanti, però forse non ha ancora le idee molto ben definite, però
per fortuna sua, perché arriva da una famiglia con madrelingua differente dall'italiano, che siano magari il tedesco, il francese, magari anche l'inglese, e si vuole inserire, e quello sicuramente è un buon biglietto vista per iniziare. Entra, cioè, lì secondo me c'è molta flessibilità all'ingresso. Cioè, chi arriva da settori come le varie ingegnerie, qui secondo me ha delle ottime possibilità, perché i nostri ingegneri sono molto ben visti, molto ben considerati. Chi invece si vuole approcciare a un lavoro più di tipo artigianale, che possa essere, non so, magari chi arriva dal mondo elettricisti, idraulici, oppure artigiani muratori o quant'altro, falegnameria, diciamo tutto questo settore un po'. Qui ci sono le possibilità di fare tanti corsi di formazione continua, di sviluppare le proprie competenze con attestati riconosciuti a livello federale, che poi dopo comportano anche delle buone condizioni salariali, se pensi al tempo investito nella formazione, del risultato che puoi ottenere dal punto di vista salariale, perché poi sono tutte realtà coordinate da contratti collettivi. Pensi che sia meglio andare direttamente a mandare il curriculum alle ditte, oppure vedi magari nella tua esperienza che funzionano bene anche le agenzie interinali piuttosto che le agenzie di recruiting? L'agenzia sicuramente è un primo passo per mettere dentro il naso, per farsi sicuramente conoscere anche nel mondo del lavoro, questo è chiaro. E poi chiaro, loro che hanno veramente i contatti con le aziende. Io sono stato fortunato perché mi sono trovato veramente in una condizione idilliaca, però ci sono tante aziende di recruiting che sono forti in altri settori, quindi anche lì le aziende sono specializzate, ognuna un po' nei propri settori, quello del recruiting, quindi a volte si può trovare direttamente un contratto a tempo indeterminato da subito. Chiaro, 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 chiaro. E invece per quanto riguarda te, quali sono un po' i tuoi goal futuri? Qual è adesso che sei arrivato ad avere una posizione comunque importante? E hai detto che però vuoi continuare a studiare, evidentemente vuoi continuare a crescere. Cosa significa nel tuo settore continuare a crescere in Svizzera? Qual è l'obiettivo finale? Nel settore della consulenza la formazione secondo me è fondamentale, perché leggi cambiano, quindi è importante tenersi aggiornati, cioè è importante, è fondamentale tenersi aggiornati, e quindi per essere sempre un po' sul pezzo. Poi a me il mondo della consulenza piace, le scale piace. Sicuramente la formazione ti aiuta ad anticipare le richieste del cliente o a sapergli proporre una soluzione immediata appena trovi un problema. Problemi che emergono semplicemente magari parlandoci oppure vedendogli i conti. Per adesso iniziamo a finire la SUPSI. Io direi che ci hai raccontato un po' questo spaccato della tua vita. Ti ringrazio per aver fatto questa chiacchierata con me. Spero che venga utile a tutte le persone che l'ascolteranno. E insomma, grazie mille del tuo tempo. Va bene, grazie mille a te. Ciao Luca, buona serata, grazie.